Eccoci qui, come state? A distanza di diversi anni. Cerco di riaprire, ricominciare a fare qualcosa, almeno a spendere giusto due parole del motivo per il quale mi sono fermata un attimo con il canale. Ho visto che ci sono tantissimi commenti, tante domande. Adesso io piano piano sto cercando di rispondere un po' a tutti, al limite farò un video dedicato solo per le domande che spesse volte si ripetono, specialmente sotto alcuni video, sotto alcuni tutorial. La più ricorrente è sempre quella che riguarda i calzini, le misure, quanti punti devo fare per un 37, un 40, un 42. Io l'ho detto tante volte, non è semplice per me andare a fare il campione e calcolare, cioè dovrei fare veramente un lavoro di ore se dovessi rispondere a tutti. Quindi ora sto cercando di organizzarmi in modo che chi vorrà potrà imparare e quindi essere autonomo poi nella gestione delle misure, dei modelli. Ora non voglio dire niente adesso perché una volta che termino poi questo lavoro, credo a fine anno piuttosto che all'inizio del prossimo anno, dovrebbe essere tutto pronto e comunque ve lo farò sapere qui. Ho guardato pochissimo i vostri video, specialmente quello degli amici, quelli degli amici creativi. Ne ho guardato alcuni di Max, alcuni di Lollo Crea, perché comunque volevo vedere se c'erano filati nuovi e se c'erano novità. Per il momento sto cercando di smaltire quello che è tutto quello che ho, perché vi ho fatto vedere anche nel corso di questi anni quanto materiale io abbia e quindi anche per i prossimi tutorial credo di utilizzare quello senza utilizzare novità, almeno che non ci sia veramente qualcosa che mi incuriosisce, però vorrei cercare di smaltire almeno cioè in tutto questo inverno, per cui sia con progetti nuovi, ripetere altri progetti di altri tutorial dove ci sono magari delle domande nelle quali anche il tutorial è stato poco chiaro e quindi io cercherò poi di approfondirlo, magari senza far vedere tutto dall'inizio alla fine, perché il tutorial già c'è, prendendo come riferimento ad esempio la balaclava, io ne rifarò un'altra come ho già fatto con un altro tipo di filato, vi darò altre misure, altri suggerimenti per poter prendere anche le misure e quindi adattare quel tipo di modello che comunque lo troverete sempre scritto e nel tutorial è spiegato veramente dall'inizio alla fine, però con delle misure diverse, per cui quello che io dico sempre, ho sempre detto, cerco di, sia nei tutorial che nelle spiegazioni, di farvi poi essere autonome o autonomi, quindi iniziare un progetto dall'inizio alla fine senza dovervi fermare, eccetto che per i calzini, perché per i calzini il discorso è molto ampio, per il filato, per la tensione, per il calcolo delle misure, per il modello. Anche per tutta la costruzione, quindi voi trovate sul canale quei due o tre video dei calzini che hanno due o tre costruzioni, ma possono essere veramente le costruzioni possono essere infinite. Per cui cercherò anche in questo caso di fare dei video dedicati, ad esempio, solo al tipo di avvio che c'è. Piuttosto che al tipo di tallone, piuttosto che alla punta, e poi vi darò anche un'infarinatura su come andare a combinare tutte le tecniche in un unico paio di calzini, perché alla fine è questo quello che diciamo che più interessa, almeno dalle domande che io ho letto e ripeto. Domande fatte e rifatte, anche nelle live me l'avete fatte, anche chi mi ha scritto privatamente mi ha mandato un'email, ringrazio per i complimenti, per chi si è interessato, data la mia assenza. Questa era una piccola parentesi. Però per me è davvero difficile riuscire, a dare questo tipo di indicazioni. Perché per come ho spiegato tante volte, le nostre mani lavorano in modo differente, abbiamo una tensione diversa, utilizziamo dei ferri magari diversi.
Il filato, se voi utilizzate quel filato, è sempre lo stesso, ma chi magari si approccia la prima volta a realizzare un paio di calzini, non è sempre semplice trovare la giusta tensione, sia che si lavori con i quattro ferri, sia che si lavori con il ferro circolare o con i mini ferri da calza. Scusate. Che cosa ho fatto in questo periodo? Mi sono dedicata a diverse cose. Nel frattempo ho cambiato lavoro, ho cambiato casa, ho cambiato un po' tutto, quindi diciamo che è cambiato un po' anche la gestione della mia giornata. Quindi ritagliare quel tempo che io ritagliavo, con, diciamo, le abitudini e la vita precedente, che comunque è sempre la stessa, non è cambiato un granché, ma l'unica cosa è che ho molto più tempo, però deve essere gestito in modo diverso. Quindi, anche non so, anche i miei hobby erano molto vincolati dagli orari e dagli orari del mio lavoro che faccio sempre, perché comunque lavoro sempre, e magari un po' la stanchezza, un po' l'impegno che c'è comunque in casa, perché lo sappiamo tutti. Quindi, dopo un anno, forse sono riuscita a riorganizzarmi tutta la mia giornata, quindi quelle ore che io mi ritagliavo tempo fa, riesco adesso a ritagliarmele in un altro modo, insomma, nel corso della giornata. Questo rumore è il fuoco, perché qui fa freddissimo, non so da voi, ma qui da noi ormai è così. E quindi non mi sono messa nel mio laboratorio, giusto perché sono quattro chiacchiere veramente per farmi rivedere. Poi nei prossimi torneremo nel posto dove si lavora e dove ci sono i filati, gli strumenti e tutto il resto. Non sono comunque stata ferma, nel senso che ho sempre lavoricchiato, ho sempre fatto qualcosa, ho fatto dei maglioni per i ragazzi, ho fatto alcuni calzini così, veramente fatti come passatempo. E dei piccoli lavoretti che adesso vi faccio vedere, ma è veramente roba di poco, perché l'ho fatto a tempo perso. Mi è piaciuto molto un libro che ho comprato l'anno scorso, se non sbaglio, e purtroppo io ho perso talmente tanto la concezione di tutto quello che facevo, che non ricordo effettivamente se questo è dello scorso inverno o di 2 anni fa. Comunque ve lo faccio vedere. Lo conoscerete sicuramente tutti, è questo qui, wall.it, dove ci sono una miriade di modelli e di cose meravigliose. Io le avrei volute fare tutte, ma alla fine ho fatto un unico maglione. Adesso vorrei iniziarne un altro. Ho fatto il larici, ed è delle knitting for breakfast, bellissimo, risultato eccellente. Adesso ve lo faccio vedere. Spiegato benissimo, quindi io consiglio veramente a tutti di, se mai vorreste rifarlo, anche di acquistare questo libro. Adesso non so se ancora si vede, sì, non so se è ancora in vendita o se si deve ordinare, o se questo pattern lo trovate comunque anche su Ravelry, o piuttosto che chiedendo a loro, non lo so, non ne ho idea, perché io l'ho preso dal libro. Adesso ve lo faccio vedere, veramente non so quanto si potrà vedere qui, perché non voglio girare tutto. Allora, vediamo se si vede. Sì. Si vede più o meno, ma è di mio figlio, lavato, stralavato, rilavato, perché veramente questo l'ha portato, sì, l'ha portato tutto lo scorso inverno, quindi io credo di averlo fatto non quest'inverno passato, l'inverno scorso, boh, non mi ricordo. Comunque mi sono divertita tantissimo a farlo, perché poi con il passaggio, insomma, con tutti questi colori. Bello, bello veramente. Semplice, spiegato benissimo. Anche le taglie, tantissime taglie da poter realizzare. Il filato che io ho utilizzato, ovviamente, è quello di Lollocrea ed è lo Scozia. E guardate, adesso qui io ho fatto un errore, perché non ho fatto un collo sostenuto.
Anche perché a mio figlio non piaceva, quindi volevo una cosa abbastanza comoda, perché sotto mette sempre non la camicia, un lupetto, una maglietta, comunque non gradisce il collo alto, che è come se lo soffocasse, mi dice. Al di là di questo, questo maglione io l'ho lavato, stralavato tantissime volte, e addirittura l'ultima volta, 4-5 giorni fa, se non sbaglio, siccome non riusciva bene a asciugarsi, perché giustamente è anche abbastanza pesantuccio, l'ho messo veramente 10 minuti in asciugatrice, però diciamo che era quasi totalmente asciutto, per cui io non consiglio assolutamente di mettere i maglioni in asciugatrice. Io gli ho tolto solo quel pochino di umidità, una temperatura molto bassa, l'ho messa assieme a un'asciugatura che aveva terminato, quindi gli ho fatto fare quei 10 minuti, non da solo, con altre cose di cotone, eccetera, ed è venuto fuori bellissimo, perché è come se il filato si fosse aperto, è morbido, non ha pallini, ve lo faccio vedere, anche nelle parti dove magari può esserci più sfregamento, no? Che possono essere i fianchi piuttosto che le maniche, non ha un pallino. Questo filato è meraviglioso. Quindi io consiglio veramente a tutti, per chi volesse replicarlo, questo tipo di filato, e anche perché sappiamo che lo Scozia ha tantissimi colori, quindi io sono rimasta fedele con i colori che proponevano loro, nel senso che adesso vi faccio vedere il maglione loro finito, perché questo posso farvelo vedere, sempre se lo trovo, vediamo un po'. Avrei dovuto prepararlo prima, comunque. Allora, vediamo, vediamo. L'arici. Eccolo qui. Ora non so quanto si possa vedere. Eccolo qui. Questo è quello che trovate sul libro, la foto. Oppela. E questo è il mio. L'unica differenza che posso dire tra il loro modello, quindi il suggerimento dei loro colori piuttosto che il mio, è questo verde. Io forse ho utilizzato un verde un po' troppo acido, ma non stona. Però sicuramente un verde bosco, un verde più scuro sarebbe stato molto molto meglio. Quindi questo è uno dei maglioni. Ne ho fatti altri tre. Sempre top down con gli aumenti circolari, eccetera, però non li ho perché ce l'hanno i miei ragazzi e sono tutti fuori, studiano fuori, quindi prenderli, fotografarli è veramente impegnativo, è difficile, non ce l'ho più sotto mano, ecco, non ce l'ho più qui a casa con me, per cui dovrei chiedere la foto, farsela fare, poi magari a me la foto non piace, quindi magari in altri video vi farò vedere dove, se qualcuno vorrà approfondire anche come, fare il top down con gli aumenti e lo sprone rotondo, insomma. Quindi quel tipo di lavoro non ve lo posso far vedere. Adesso prendo altre due cosine che ho fatto ultimamente e vi faccio vedere anche queste. Allora, nel canale trovate la balaclava e io l'ho fatta con un filato che secondo me era poco adatto per quel tipo di lavoro. Mi hanno chiesto una balaclava così, però io ho cercato di correggere tutti gli errori che erano stati fatti, che secondo me sono errori, sono imprecisioni. Quindi quando si va poi a rifare un modello, nonostante io abbia fatto il tutorial, abbia scritto le istruzioni e tutto il resto, si vanno a trovare quei piccoli accorgimenti che possono sempre migliorare un lavoro. Ecco perché vi dicevo che dai video che io ho già sul canale, non li andrò a duplicare, li andrò ad approfondire e li approfondirò sempre dopo aver preso appunti. E dopo aver letto tutte le vostre domande, in modo che nello stesso video per voi potrà esserci qualcosa di costruttivo e di interessante da ascoltare. Allora, per quel poi al limite vi lascio il link qui sotto, ma anche se scorrete i video nel canale voi lo trovate, la trovate la balaclava. Ne ho ripetuto un'altra ed è questa.
Questo è venuto molto, ma molto meglio, molto più precisa, ho cambiato anche il bordo, la ripresa delle maglie. Le misure sono le stesse. Per esempio, le diminuzioni qui sulla punta qui dietro, le rifiniture all'interno, anche la cucitura qui sopra. Diciamo che il bordo qui sotto, diciamo che questa mi è piaciuta molto di più rispetto all'originale con il quale ho fatto il tutorial, perché vuoi il filato, questo è sempre lo Scozia, ecco, io non mi stancherò mai di dirlo, ormai lo Scozia, con lo Scozia si può fare qualsiasi cosa, come qualità, come finezza, poi dipende anche voi che tipo di lavorazione siete abituati a fare. Io lavoro con un 3,5, è la misura che gradisco di più. Lavorare del filato più pesante mi secca un po', non mi piace, mi stanca. Invece lavorare un filato più sottile mi rilassa di più e mi piace molto di più, a parte proprio il momento della lavorazione, ma quello che gradisco tantissimo è il risultato, ed eccolo qua. E questo mi è piaciuto davvero tanto. Quindi il prossimo video, il prossimo, che sarà il primo di questa serie, anche se io sto iniziando a fine anno, il prossimo sarà su questo progetto, dove andremo a vedere dei piccoli accorgimenti. Ne ho replicata un'altra, però facendo un modello diverso che ora vi faccio vedere, ed è questa qui. Allora, questa, piuttosto che partire da sotto, perché nell'altra si parte dal bordo sotto e si lavora fino a sopra, riprendendo poi le maglie e facendo il bordino al lato, per questa invece si inizia da questa parte qui. Ok, una volta fatta questa parte si riprendono le maglie a destra e a sinistra e si continua a lavorare sino a quando non si vuole terminare l'apertura qui. Arrivati a questo punto si montano delle maglie che sono quasi pari a questa parte, in modo che non viene sformata, si montano le maglie, si continua con il collo, con quello che si vuole, dopodiché si riprendono le maglie su tutto il bordo e si fa il bordino. Io, piuttosto che chiuderlo, quindi lasciare questo bordo così che non mi piaceva, ho fatto, dopo il bordo a coste, ho fatto dei giri al dritto e questo naturalmente si arrotola su se stesso. Questo, ad esempio, con questa tecnica si può anche iniziare un maglione con il cappuccio. Piuttosto poi che montare delle maglie qui, da questa parte, qui sopra, si va poi a fare lo scollo, che può essere a V, che può essere tondo, che può essere un maglione chiuso. Insomma, è comunque un altro tutorial che vi farò, un video che vi farò proprio per chi vuole iniziare un maglione dal cappuccio. Quindi, che vuole fare una giacca o un maglioncino anche da bambino con il cappuccio. Assieme a questo, allora, questo è il filato onda, sempre di Lollocrea, ne avevo un po' di qualche tempo fa. Io adesso non so se ne hanno ancora loro, non so se hanno un filato simile, però al limite posso sentirmi con Lorella, le posso scrivere e vedere che tipo di alternativa c'è. Perché, ripeto, non ho più visto niente, ho solo guardato alcuni video di novità, ma per il resto non ho comprato più nulla. Assieme a quello ho fatto una sciarpa, questa è molto molto lunga, sono all'incirca 3 metri, me l'ha chiesto una mia amica, e quindi prima di spedirgliela o portargliela, adesso vediamo, ve la volevo far vedere. È abbastanza larga, abbastanza grande, ecco. Adesso io sono piccolina, però eccola qua. Questa è la lunghezza piegata in quattro. La frangia doveva essere tipo macramè, ma francamente non ci ho perso molto tempo, perché credo che anche così vada bene, sia bella allo stesso modo. Il punto è il punto bambù ed è semplicissimo. Ve lo faccio vedere da vicino, vediamo se si vede.
La texture che dà è morbida, è abbastanza compatta, quindi per una sciarpa va benissimo, nel senso che se una sciarpa è così lunga e comunque indossandola si può, ma anche lavandola con il primo lavaggio si può appesantire e può perdere di forma. Per quanto io l'abbia messa comunque in forma, una volta che l'ho terminata, è normale che ha fatto una piccola onda, ma non è in alcuni punti, non so se si vede. Ma non lo ritengo un difetto, piuttosto può essere anche una caratteristica di qualcosa che è stata fatta a mano, perché alla fine se non fosse per questo nemmeno si vedrebbe veramente. Ma non perché l'ho lavorata io, perché questo punto che è costante e con questo tipo di tessuto che ne viene fuori, se, non sembra lavorata ai ferri, veramente. Lo trovo un punto, ecco, adatto per un lavoro del genere, per una giacca, per un cappottino. Mi è piaciuto molto realizzarlo ed è semplicissimo. E anche di questo sicuramente vi faccio il tutorial e così vi faccio vedere sia la realizzazione del punto, vi dico le misure e al limite poi il filato dovete scegliere voi che tipo di filato utilizzare. Io consiglio per questo tipo di lavoro che sia una sciarpa lunga o corta con questo tipo di lavorazione di utilizzare un filato abbastanza pesantuccio, perché se si utilizza un filato tipo lo Scozia piuttosto che un altro filato sottile che si lavora col 3 e il 3,5, si può rischiare veramente di avere dei bordi che poi hanno una rifinitura che lascia molto a desiderare. In quel caso si dovrebbero fare delle maglie ai lati, lavorando, non so, tipo al rovescio piuttosto che al dritto, e quindi andare a delimitare tutto il bordo per poi lavorare il punto bambù all'interno. Ma siccome il punto bambù è un multiplo, poi lo vedrete nella lavorazione, nel tutorial, nel video che vi farò, per alcuni potrebbe essere anche antipatico, perché se si sbaglia un punto non è recuperabile, ed avere quei due punti a destra e a sinistra, quindi all'inizio e alla fine della lavorazione, potrebbero poi andare a spostare tutte le bacchettine. Vedete qui queste, tutte queste bacchettine che si vanno a formare con la lavorazione. Credo di aver parlato abbastanza, mi sono dilungata tantissimo come al solito. Non so con che tipo di costanza potrò ricominciare, non so quanto tempo possa dedicare ai video, perché, ripeto, ho un progetto abbastanza grande di cui vi parlerò tra qualche settimana, spero, o tra qualche mese. Nulla, questo era solo almeno un modo per farmi rivedere, per salutare anche tutte le persone che mi hanno scritto, perché veramente sono tantissime, per chiedere come stessi, per sapere se andava tutto bene. Sì, va tutto bene, io sono viva, sto qua, sono viva e vegeta. Ho solo preso una pausa, diciamo una pausa, ma è stata una lunga pausa, però ho continuato comunque a lavorare. Ogni tanto ho guardato alcuni video di alcuni amici, non ho commentato perché non avevo voglia di commentare. Insomma, è stato un periodo un po' così. L'importante è che si riparta, che si lavori sempre a maglia, che è la cosa più bella che c'è, almeno per me, perché rilassa, perché aiuta, perché ci allontana da quei pensieri che a volte possiamo avere tutti, che ci fanno stare anche, piuttosto ci impegnano dei momenti che possiamo dedicare ad altro. Ecco, ci sono alcune cose a cui non si dovrebbe proprio pensare. E diciamo che la maglia ci aiuta parecchio, specialmente se dobbiamo contare o seguire, degli schemi o leggere, delle istruzioni. Quindi un lavoro che impegna mani e testa è sicuramente qualcosa che a nostro vantaggio ci fa solo che bene. Io saluto tutti, saluto tutte le persone che mi hanno seguito nonostante io non ci stessi finora, perché il canale comunque è cresciuto, perché le visualizzazioni ci sono, ed io di questo ne sono felicissima, perché vuol dire che quello che ho fatto in questi anni, diciamo che
aiutato qualcuno. E lo scopo dei video tutorial è questo, a parte la condivisione, ma proprio il fatto di poter aiutare qualcuno ad accrescere anche la passione che abbiamo per questo tipo di lavoro. Ci sentiamo in settimana, ripeto, non so quando, non so come e non so con quale tipo di progetto, però la prossima settimana sicuramente qualcosa anche di piccolo vorrei iniziare a fare. Quindi adesso vi saluto, vi lascio un buon lavoro a tutti, spero che qualcuno che ha realizzato qualche progetto dei miei tutorial mi scriva, perché adesso non mi scrivono più, naturalmente non rispondo, quindi sembra che sono completamente scomparsa, ma ci sono. Quindi riprendete a condividere con me anche le cose che avete fatto. Facebook l'ho lasciato un po' andare perché non mi piace più, anche il mio profilo personale, chi avevo avevo, chi non ho, non ho intenzione di aggiungere nessuno, lo lascerò lì perché ci sono tantissimi ricordi, ma non voglio. Non credo di voler interagire tramite Facebook, quindi ve lo dico, così se cercate il profilo su Facebook può essere solo la pagina che fa da tramite a tutti gli altri profili che ho, però ci sarà poco movimento lì, quindi io vi chiedo di seguirmi qui e di scrivermi all'email che trovate sempre qui sotto, nell'info box trovate tutto. Per chiunque, per chi voglia chiedere qualsiasi tipo di informazione, abbia bisogno di qualsiasi cosa, mi può scrivere perché alle mail rispondo sempre. Vi saluto a tutte. Baci.